faccio dei ringraziamenti particolari o ai due che hanno più di tutti quanti noi contribuito a fare in modo che questa iniziativa, questa che definisco un vero e proprio miracolo, si potesse realizzare. Rosario Amato e Gianni Bianco, a cui credo vada tutta la nostra festa, perché si tratta di un miracolo. Poi dirò anche perché secondo me è un miracolo. Dalle parole anche di Picarillo già si comprendeva il significato della parola miracolo. Ringrazio e saluto con molto, molto affetto i nostri amici che da Bari si sono messi in macchina per venire insieme a noi a dimostrarci ancora una volta che la nostra battaglia è una battaglia che coinvolge anche la Puglia, che coinvolge nelle 100.000 firme che prendemmo, c'erano molte firme di pugliesi e oggi la loro presenza qua sta a manifestare, a significare che si continua su questa scia. Ringrazio tanti di voi che siete venuti, veramente tanti, e il fatto che ognuno di voi rappresenta altra gente è anche molto importante e molto significativo. Ci sono anche presenze che lungo questi anni ci hanno sempre visto insieme, penso a Mario De Crescenza, a Franco Macchi. Significa che possiamo e dobbiamo lavorare insieme. La scelta di questo comitato che noi abbiamo chiamato, che anche il mio amico che mi sta vicino ha chiamato dalla protesta alle proposte, vuole essere un comitato che non politico, perché è un comitato politico, perché quando si chiede ad un governo, quando si chiede alle forze politiche di affrontare una questione economica e di razzismo territoriale, si fa politica. Noi facciamo politica, ma non facciamo una politica partitica. Cerchiamo di evitare che ognuno di noi faccia la corsa a chi è più bravo. Abbiamo scelto la strada più difficile, più complicata, quella di tentare tra di noi di trovare le convergenze, le cose che ci uniscono, più le cose che non ci uniscono. Ecco perché noi scegliamo di stare su questo, poi su tante altre questioni forse li affronteremo da punti diversi. Noi vogliamo stare insieme su questa questione delle assicurazioni, non pretendendo di fare noi le leggi le fa il Parlamento, paghiamo anche i signori del Parlamento che le facciano. Noi vogliamo discutere su due questioni e io le riprendo molto velocemente. Questo fatto dei cittadini meridionali, in particolare quelli napoletani, pagano 3 volte tanto quanto pagano in altre aree del paese, è un fatto sia di discriminazione territoriale ed è un fatto razzistico, sia sotto l'aspetto economico. Napoli, il Mezzogiorno, sta vivendo momenti drammatici dal punto di vista dell'economia, stanno fallendo e chiudendo tante attività commerciali. Questo fatto che anche le nostre aziende commerciali non possono competere con le stesse aziende commerciali del nord perché pagano 3 volte tanto, penso alle aziende di trasporto, penso ai tassisti, penso a tante componenti della nostra economia che hanno grandi difficoltà a pagare questo. Noi chiediamo a tutte le forze di impegnarsi in una battaglia concreta e seria sull'eliminare completamente questa discriminazione. Questo è un punto sul quale noi non vogliamo transigere, vogliamo discutere. La battaglia, le lotte che abbiamo fatto lungo questo periodo hanno avuto un risultato positivo: discutere e svegliare un poco tutti quanti, discutere i partiti, ai quali noi da oggi diciamo, se voi avete seguito come noi tutto questo periodo, tutti i partiti sono d'accordo con noi,
tutti i partiti si affrettano a presentare disegni di legge, tutti i partiti stanno in qualche modo dicendo che noi abbiamo ragione. Noi invece diciamo ai partiti, in particolare a quelli meridionali, di vedersi con noi e con il comitato fra una settimana, fra 10 giorni, e discutere con noi, di evitare, anche perché altrimenti corriamo il rischio di fare tardi, di creare altri problemi, di fare in modo che i parlamentari meridionali, visto che ci danno ragione sul fatto della discriminazione e sul problema economico, affrontino complessivamente tutti quanti, come abbiamo fatto noi, un'unica proposta di legge da presentare al più presto in Parlamento. Lo facciamo da meridionali, siamo orgogliosi di esserlo, lo diceva Micaliello, però lo facciamo anche consapevoli del fatto che la discriminazione non è solo meridionale, ma anche nazionale. Lo diceva Ferrante, il mezzogiorno, il paese paga 7% in più rispetto al Parlamento, agli altri paesi europei. Se dobbiamo guardare l'Europa per ogni cosa, vogliamo guardarla anche rispetto al fatto che le assicurazioni devono costare come le assicurazioni in Europa. Su questo quindi ne facciamo anche una battaglia nazionale per evitare, e anche qua Coviello mi potrà dare ragione perché è un po' lo storico nostro, dobbiamo evitare che la battaglia nostra sia la battaglia che viene definita dai meridionali straccioni e che non sanno niente, perché altrimenti il nord paga di più. No, il nord deve stare con noi perché la discriminazione è fatta anche sulla loro pelle. Fra una decina di giorni chiederemo a tutti di discutere tutti quanti insieme, e questa volta, e chiudo, lo facciamo avendo affrontato in precedenza l'accordo dei famosi 6 punti che Ferrante ha detto. Questi 6 punti nascono da mesi, mesi e mesi di discussione. Certo, noi non pensiamo che siano i 6 punti sui quali tutti si possono ritrovare. Sono i 6 punti in cui noi ci siamo ritrovati. Sono i 6 punti che secondo noi, una volta applicati, risolverebbero i 2 problemi che noi abbiamo detto. Chiaramente di questi 6 punti ne facciamo una bandiera di tutti. Quindi bisogna, che credo, andare avanti in tal senso. Anche nel Parlamento europeo ci sono diverse petizioni che sono state fatte nel Mezzogiorno. Per quanto ci riguarda come Fede del Consumatori, noi abbiamo presentato le proposte di tutto il Comitato. Quindi le proposte che noi abbiamo inviato a Bruxelles sono le proposte di questo Comitato. E quindi facendo un passo avanti, cercando di coinvolgere tutti quanti e cercando di rispondere, chiedendo anche l'aiuto del sindacato, dei sindacati, perché è molto importante l'aspetto economico, che questo fatto di farci pagare di più, se si pensa anche nei trasporti, l'incredibile cosa che i nostri mezzi pubblici pagano anche essi 3 volte tanti mezzi pubblici di Milano, che a Napoli è capitato che addirittura i vigili urbani con le motorette, è venuto un periodo, nessuno se ne accorge perché purtroppo girano poco i vigili urbani per Napoli, che sono rimasti fermi perché non avevano l'assicurazione, perché l'assicurazione costa 3 volte tanto. Ora noi quindi su tutte queste questioni, visto che stiamo facendo una battaglia di tutti, pretendiamo che tutti ci diano una mano. I partiti politici, se vogliono discutere con noi, noi lo pretendiamo, certamente non siamo talmente sciocchi da cadere nel tranello di litigare con questo o quell'altro partito.
se vogliono, sanno che cosa vogliamo noi, visto che glielo stiamo dicendo da anni, sanno quali sono le proposte. Se ci sono i partiti politici a disposizione, noi discuteremo con loro. Se ci sono altri comitati, siamo pronti a discutere con altri comitati, con i cittadini, con chiunque. Però noi abbiamo la presunzione di aver discusso per tanto tempo con la gente e quindi sappiamo anche che nelle sei proposte non si ritrovano solo i 4, 7, 10, 15 persone del comitato, ma si ritrova tanta gente con la quale abbiamo discusso, con la quale abbiamo ragionato. Se poi c'è qualche solone che continua a pensare che è l'unico che sa le cose, noi andremo avanti, il solone continuerà a fare quello che può fare e quello che farà. Stiamo avendo tanti consensi e questo ci consente di poter andare avanti con forza. Anche la giornata di oggi, e continuo e chiudo ringraziando ancora una volta Mato e Bianco che ci hanno creduto. Molti di noi all'inizio erano un po' perplessi, no? Direi ci venivamo tutti quanti, adesso ci avviciniamo, facciamo tutto il contrario di quello che vogliamo fare. La riunione di oggi, l'intuizione di Gianni Bianchi e di Rosario Amato ha molto ragione, perché la presenza qua in questa sala è talmente larga di rappresentanza che sicuramente è un viatico per tutti quanti per andare avanti. Grazie. Io sento dire spesso perequazione, tre volte tanto quello che noi paghiamo rispetto a loro. Ma in alcuni casi ho fatto una verifica, diciamo, banale, andando su internet. Ma perché non facciamo adesso una chiamiamo le persone che vogliono. Ma dopo passiamo adesso. Perché io mi sono presentato, se si presenta anche lei.